per gli azzurri la grande opportunità di cogliere un traguardo davvero importante, cioè entrare tra le prime quattro del mondo e riproporre una sfida contro la Germania che ci riporterebbe, e tutti l'avete pensato sicuramente, al 1970, quell'indimenticato 4-3. La nazionale italiana è tecnicamente superiore a quella ucraina. Soltanto poche settimane fa le due squadre si sono affrontate in una gara amichevole in Svizzera e già in quell'occasione è stato però possibile verificare la solidità del complesso di blocchi, la sua buona organizzazione di gioco. Insomma, non crediamo sarà un'Ucraina da Shevchenko contro tutti. Certo, l'Italia non potrà però avere molte attenuanti in caso di sconfitta, ma di questo non vogliamo neanche parlare. Piuttosto Toni non si è ancora sbloccato e se l'attaccante viola ci riuscisse, la partita potrebbe sicuramente prendere la piega giusta. Ucraina che sta per battere il calcio di avvio. L'arbitro controlla a distanza i suoi collaboratori e ovviamente tra poco, non appena scoccheranno le 21 precise, darà il via al confronto, un confronto che apre la strada verso la semifinale. Una semifinale già raggiunta dalla Germania, che sarà la prossima avversaria della formazione che uscirà vincente questa sera al confronto di Amburgo. Vedremo dunque come andrà. In bocca al lupo ai nostri calciatori. Iniziata la partita. L'apertura da parte di Gusin sul versante opposto del campo. Stanno scendendo gli esterni della squadra ucraina con Gusev, vengono però fermati. Italia che potrebbe partire in contropiede. Camoranesi supera la linea mediana, centralmente avanza Camoranesi, salta l'uomo, si presenta al limite, carica il destro di poco al lato, ha cercato il pallonetto, ha cercato di puntare sul palo alla destra del portiere ucraino Shavkovsky, ha sbagliato di pochissimo la mira. Bella percussione centrale e solitaria da parte di Camoranesi. Calcio di punizione in favore dell'Italia. Pallone sistemato all'altezza della linea centrale. Pirlo serve subito indietro per Barzagli, lo stop del centrale del Palermo e della nazionale. In avanti ancora un lancio da parte di Perrotta a cercare Gilardino, a cercare Totti forse soprattutto. Palla che viene allontanata ma recuperata ancora dagli italiani. Zambrotta in avanti, il colpo di tacco di Totti, l'inserimento di Zambrotta, il sinistro e la palla in rete, rete, rete. Zambrotta porta in vantaggio gli azzurri alla seconda azione offensiva. Tacco di Totti smarcante per Zambrotta, che si è presentato al limite dell'area di rigore, ha battuto con il sinistro, niente da fare per Shavkovsky e dopo appena 6 minuti l'Italia in vantaggio, si mette bene, Italia 1, Ucraina 0. È molto bello il colpo di tacco interno di Francesco Totti, un invito e stupendo l'affonto di Zambrotta con grande caparbietà, ha percorso almeno 15 metri di campo, 10 metri di campo, palla al piede, ha lasciato partire un tiro secco, un fendente, era riuscito il portiere, che tra l'altro è molto bravo Shavkovsky, uno dei più bravi del mondiale, a raggiungere anche con la punta delle dita il pallone, ma non è riuscito a trattenerlo, a respingerlo, si è infilato inesorabilmente lungo la sinistra. Bella questa azione in velocità degli azzurri, bravi a sfruttare gli spazi, ci aveva provato prima Camoranesi, gli era andata male, è andata benissimo a Zambrotta. Direi davvero positiva la partenza degli azzurri, due azioni offensive, entrambe portate avanti da giocatori che hanno percorso almeno 20 metri e si sono portati poi al tiro, prima Camoranesi, poi Zambrotta, con un'Italia che attende l'avversario ma sa partire molto bene. Beh, con questo modulo bisogna giocare così, bisogna mantenersi corti, compatti e ripartire negli spazi. Grande conclusione di Zambrotta dal limite dell'area di rigore, servita in maniera magistrale da Totti, pallone in avanti per Kalinichenko, in avanti ancora per Shevchenko. Cannavaro non lo molla e non gli concede un centimetro, lo ferma anticipandolo. Retropassaggio per Buffon, come sempre esemplare, la prova di Cannavaro abbiamo già ricordato tra i migliori per rendimento nella squadra di Marcello Lippi in questo mondiale. Pirlo può mettere in movimento Totti, Totti, bella la giocata, splendida, Perrotta, limite dell'area di rigore, ha provato a cercare Toni all'altezza degli 11 metri, ha sbagliato, anche perché poi su di lui è subito tornato Gusev. Ancora una grandissima, intelligentissima e raffinata giocata tecnica da parte di Francesco Totti, davvero una grande giocata di Totti. Ma l'abbiamo visto subito che questa sera era ispirato, ha avuto ragione Lippi, ha proprio il piede magico, riesce con un tocco soltanto ad effettuare giocate incredibili. Shevchenko, il sinistro è sporco, Buffon stava per essere tratto in inganno da una deviazione, si portava al centro della propria porta, poi la palla ha deviato verso il palo alla sua destra, ha comunque bloccato, potrebbe partire contro il italiano. Totti ancora per un passaggio perfetto per Toni, quale conclude
appena entrato in area di rigore, ma conclude sull'esterno della rete. Diciamo l'unico punto di rammarico in questa squadra, malgrado una partita di grande impegno, dobbiamo sottolinearlo, da parte di Toni, è che questo nostro attaccante tanto atteso non riesca ancora a sbloccarsi. Davvero l'Italia potrebbe trovare nuova linfa offensiva se Toni riuscisse di nuovo a tornare al gol. Vogliamo essere fiduciosi, sicuramente prima o poi si sbloccherà. Timoshuk il suo cross in mezzo, il tuffo di Shevchenko e poi la grande parata da parte di Buffon sulla conclusione ravvicinata sul primo palo per la prima vera occasione gol da parte dell'Ucraina. Buffon è stato davvero bravissimo, ha tentato in tuffo un primo colpo di testa Shevchenko e poi c'è stata la parata di Buffon, ci pare su Kalinichenko, che era appostato proprio sul palo più lontano e ha cercato di sfruttare quella palla che vagava. Tra l'altro Buffon deve aver colpito con la testa il palo, la base del palo, proprio mentre cercava l'intervento che ha avuto grande successo sulla conclusione ravvicinata da parte del giocatore ucraino, deve aver colpito proprio in tuffo con la testa la base del palo con della la tempia. Gusin dunque l'autore del gol e non del tiro, chiedo scusa, e non Kalinichenko. Ma stiamo appunto soffermandoci sulla brutta botta che Buffon ha preso colpendo in pieno con la tempia e il palo, e adesso è lì, ma ci sembra che sia in grado di rimettersi al centro della propria porta. Ha recuperato, ma davvero brutto è stato il colpo, davvero brutto contro la base del palo. Niente di grave per Gianluigi Buffon, ma prima palla gol e primo campanello di allarme. Vorobei, le cross, area di rigore, c'è Shevchenko, ma c'è soprattutto Cannavaro. Palla fuori, Gusin, ancora Shevchenko e ancora Cannavaro che lo anticipa. Strepitoso Cannavaro, strepitoso. Quel cross era pericolosissimo. Cannavaro ha capito tutto, è andato di corsa verso l'avversario e lo ha anticipato con un colpo di testa straordinario, impedendo un altro colpo di testa, ovviamente quello di Shevchenko, che poteva rivelarsi molto pericoloso. Cannavaro anche oggi ha dimostrato di essere davvero il numero uno della difesa italiana, ma io comincio a pensare che stia diventando il numero uno di questo mondiale. Shevchenko, pallone sul sinistro, prova a girare tutta la difesa italiana, poi serve un buon pallone, c'è una conclusione in area di rigore, rimpallata, Milevski, attenzione, c'è libero Gusev, tira, rimpallo sulla linea, il salvataggio da parte di Zambrotta dopo un primo intervento di Buffon. Adesso si fa davvero consistente l'attacco ucraino, si dispera blocking, Ucraina vicinissima al vantaggio, prima con quella tentativo da parte di Kusev, poi una palla che è stata girata improvvisamente da Milevski per il tiro appunto del suo compagno, la respinta di Buffon, Cannavaro non è riuscito ad intervenire, è arrivato Gusin e c'è stato il salvataggio sulla linea proprio di Zambrotta con il portiere italiano ormai battuto. Italia che si è vista davvero vicinissima la capitolazione, il pareggio dell'Ucraina. Per fortuna non è maturato per l'ottimo intervento prima di Buffon e l'ottima scelta di tempo di Zambrotta, che ha liberato a porta vuota sulla linea. Attacco di Perrotta, poi Pirlo in avanti per Toni, sale Grosso, va incontro al pallone, prova a crossarlo, viene chiuso, guadagna un calcio d'angolo. Ma davvero abbiamo l'Italia, ha rischiato davvero di prendere gol del pari. È un quindicesimo minuto da brividi, c'è stato un caos incredibile in area di rigore, sono saltate tutte le marcature, hanno avuto anche un rimpallo favorevole gli ucraini, prontissimo Buffon, meno male che sulla linea di porta si era appostato Zambrotta. Calcio d'angolo battuto, corto, Totti in mezzo, c'è Cannavaro, rete! Luca Toni ha saltato Cannavaro, non ha trovato la palla ma c'era pronto, le sue spalle Toni, e finalmente la rete che attendeva tutta Firenze, che attendeva tutta l'Italia, quella di Luca Toni, che pone fine ad un momento di grande sbandamento della formazione azzurra. Al 14esimo minuto di gioco è il raddoppio firmato da Luca Toni, Italia 2 Ucraina 0. È un gol liberazione, sembrava che davvero Cannavaro potesse arrivare sul pallone, ma ancora una volta magistrale il passaggio, l'assist di Francesco Totti, ha scambiato il pallone con Grosso, ha alzato la testa, ha visto la posizione di Campagni sul primo palo, quasi c'era Cannavaro, ha postato dietro Luca Toni e ha calibrato un cross perfetto, pallone sfiorato da Cannavaro, messo dentro con una torsione del busto incredibile, è alto più di 1,90, Luca Toni si è dovuto abbassare per cercare di colpire il pallone, ha indovinato l'angolo più lontano, 2-0 nel momento più delicato, più difficile della sfida. È un gol importantissimo, l'abbiamo atteso tanto, l'ho atteso ovviamente anche lui moltissimo, Luca Toni, è arrivato l'ottavo gol azzurro in questo mondiale, ma è un gol pesantissimo.
tantissimo, perché arriva nel momento in cui l'Ucraina stava cominciando a credere davvero di poter raggiungere il pareggio. È un gol fondamentale anche perché gli azzurri avevano sbandato direi notevolmente per almeno 4-5 minuti dal nono al tredicesimo, grosso modo 14esimo, e avevano rischiato molto. Abbiamo raccontato le due interventi importanti da parte di Gianluigi Buffon, del salvataggio sulla linea da parte di Zambrotta. Ci voleva questo cross pennellato da parte di Francesco Totti, che aveva puntato forse più su Cannavaro, che è saltato senza trovare la palla, ma alle sue spalle, come detto, c'era Luca Toni, che ha messo dentro con grande decisione, torcendosi e superando Timoshuk, che era l'avversario che lo stava marcando in piena area di rigore. Ha avuto ragione Marcello Lippi, era sicurissimo, era convinto che i due giocatori più attesi, vale a dire Francesco Totti e Luca Toni, si sbloccassero. Così è stato, quindi due giocatori ritrovati. Totti ormai al 70, poco più 75%, quasi verso la forma migliore, e Luca Toni sicuramente con questo gol adesso guarda sempre verso il cielo. Luca Toni, non gli sembra vero di essersi finalmente sbloccato dal punto di vista mentale, e lo aiuterà tanto per il prosieguo del mondiale. Primo gol ad un mondiale per Luca Toni, e ci pare sia Kalinichenko, ve lo confermiamo, l'uomo incaricato di eseguire, punto di battuta indirizzato verso il vertice. Parte il cross, attenzione a colpo di testa, traversa colpita da Gusin, ancora lui sempre solo all'altezza del pallo più lontano, aveva sfiorato il pareggio poco fa e adesso colpisce la traversa con un colpo di testa. Ed è davvero adesso il momento che l'Ucraina invochi, imprechi la mala sorte, perché per tre volte i giocatori di Oleblochi sono andati vicino al gol, questa volta è stata la traversa a salvare Gianluigi Buffon. Rimessa con le mani in favore dell'Italia, già battuta, vediamo il controllo con il petto e la girata di Grosso, area di rigore, il tiro e la rete di Toni, è la terza marcatura italiana. Toni libero al centro dell'area di porta, lui era libero solo al centro dell'area di porta, non c'erano avversari che potessero controllarlo, appoggiato in rete sull'uscita di Chovkovski, ormai impossibilitato a rientrare, e dunque c'è stato il terzo gol, che significa sostanzialmente il passaggio della formazione azzurra in semifinale. Davvero sembra impossibile pensare, siamo al 24esimo, che l'Ucraina possa realizzare tre reti e possa raggiungere dunque sul 3-0 attuale i giocatori italiani. Doppietta di Luca Toni, si era sbloccato con la prima rete al 14esimo, ha segnato la seconda, adesso davvero tutto potrebbe succedere. Grandissimo Zambrotta, davvero una prova incredibile, superlativa la sua, ha resistito alla carica di un avversario, è entrata in area di rigore, stava per perdere il contatto con il pallone, pochi ci avrebbero creduto, è riuscito ad allungare la gamba destra con la punta del piede, è riuscito a vedere Toni, che era quasi posizionato a mezzo metro dalla linea di porta. Davvero un gioco da ragazzi per Luca Toni, appoggiare in rete, ma grande Zambrotta. Parte la conclusione di Shevchenko, la respinta da parte di Buffon con i pugni, potentissima la conclusione di Andriy Shevchenko, e ormai ci siamo al 37esimo, possiamo quasi dirlo, ma aspettiamo ancora, possiamo quasi dirlo che l'Italia è arrivata alla semifinale, è arrivata nel novero ristretto delle quattro migliori del mondo. Sentite l'applauso del pubblico, è un pubblico che sta scandendo il trascorrere degli ultimi minuti, si alzano i cori di incitamento e di gioia, sventolano i tricolori che sono naturalmente numerosissimi all'interno delle tribune, sugli spalti del FIFA World Cup Stadium di Amburgo. È una squadra che sa gestire bene comunque ogni situazione di gara, anche quelle più complicate, una squadra che sta maturando con il passare dei minuti, delle ore e delle gare soprattutto giocate. Ancora tre minuti scarsi, più eventuale recupero, e potremo ovviamente esultare, possiamo già cominciare a farlo insieme a tutti gli italiani che sono in ascolto in questo momento qui su Radio 1. Ancora due minuti e poi grideremo insieme a voi Italia in semifinale, poi Grosso in avanti a cercare Luca Toni, ma ormai davvero è soltanto questione di secondi, tra poco il fischio finale del signor De Blecker, manca meno di un minuto alla fine, scattano i flash dei tifosi italiani che vogliono immortalare questo momento magico della squadra di Marcello Lippi. L'Italia è in semifinale dopo aver battuto la formazione ucraina per 3-0, l'arbitro consulta il suo cronometro, ci siamo, mancano pochi secondi, il fischio finale è finita, Italia batte Ucraina 3-0, reti di Zambrotta nel primo tempo al sesto, di Toni al 14esimo e al 24esimo nella ripresa, l'Italia è in semifinale, è un grande risultato che va celebrato come in questo momento gli azzurri stanno facendo, abbracciandosi. Anche Lippi è abbracciato dai suoi compagni di squadra, dai suoi
giocatori, soprattutto dei suoi compagni, dello staff italiano. L'Italia raggiunge la semifinale, affronterà la Germania in una gara che immaginiamo già palpitante. L'ultimo ostacolo, auguriamoci che possa essere superato, non sarà facile, per raggiungere il grande obiettivo finale, che ovviamente Berrillo, questa squadra, quella vista questa sera, pur tenendo conto delle differenze tecniche tra Italia ed Ucraina, può centrare il grande obiettivo, è quello che ci auguriamo. Una delle cose più belle l'abbiamo vista alla fine con gli azzurri che tenevano quel piccolo striscione Pessottino, siamo tutti contenti. Stavo per dirlo perché è avvenuto quando ormai la diretta si era conclusa. La bandiera è ancora in campo, è un tricolore, Filippo, è un tricolore, lo diciamo ai nostri radioascoltatori, è un tricolore sul quale appunto gli azzurri hanno voluto che fosse scritta questa frase: Pessottino, siamo con te. Una frase stampata sulla bandiera italiana che gli azzurri hanno mostrato al pubblico e alle telecamere. È stato forse l'epilogo più bello, più toccante, più commovente di una partita che ha dimostrato il valore e la forza di questa squadra. Certamente non aveva di fronte l'Argentina, così come era successo nel pomeriggio alla Germania, di fronte aveva l'Ucraina, ma l'Italia se l'è giocata bene e ha dimostrato non soltanto la qualità che nessuno poteva disconoscergli, ma soprattutto l'intelligenza tattica, che è ovviamente frutto del grande lavoro del commissario tecnico Marcello Lippi, ma ha mostrato un Totti in grande recupero e soprattutto un Toni che si è finalmente sbloccato realizzando due reti. Beh, con queste premesse si può andare a giocare contro la Germania e sarà difficilissima, pensando però di potersela giocare alla pari con la squadra di Jürgen Klinsmann. Una ottima prestazione italiana.